Buongiorno, io sarò la vostra guida in questo cammino che faremo insieme, vivendo all'interno la rappresentazione della Passione di Gesù allestita da Europassione per l'Italia. Europassione è un'associazione che raduna più di 30 associazioni in tutta Italia e che ha come finalità la rappresentazione della Passione di Cristo. Matera. Matera è stata utilizzata più volte come location ideale per film biblici. The Passion of Christ di Mel Gibson, Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini. Europassione propone questa rappresentazione dal vivo per le strade e per i luoghi significativi della città di Matera, perché sarebbe bello poter identificare Matera come città della passione. Matera è stata uno scandalo per l'Italia. Qui, per molti anni, molte persone nei sassi hanno vissuto nella miseria estrema. Per togliere quella vergogna, i sassi di Matera vennero svuotati, divennero una parte di città vuota, morta. E ora i sassi sono uno splendore, meta estasiata di folle di turisti e appassionati da tutto il mondo. Ebbene, la storia dolorosa, la morte e la resurrezione dei sassi di Matera sono il filo rosso, la materia, lo spazio simbolico che ispira questa rappresentazione, intitolata La Passione dei Sassi. Sette sassi saranno le sette tappe del nostro cammino, dentro la storia delle violenze, delle sofferenze e della morte dell'uomo, alla ricerca di quelle pietre che, anziché lapidare, riscattano e fanno risorgere ogni uomo, ogni città, ogni comunità. Ora seguitemi, ci inoltriamo nei sassi. Pasqua. Gesù organizzò una cena per i suoi amici più stretti. Solo lui sapeva che sarebbe stata l'ultima. Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo che sta per essere immolato per voi. Fate questo in memoria di me. Consegnò il suo testamento. Amatevi gli uni gli altri, siate uniti. Gesù sapeva che i mali del mondo vengono dalla divisione. Prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue e della nuova alleanza, che sta per essere sparso in remissione dei vostri peccati. Tutte le volte che farete questo, fatelo in mia memoria. La sua memoria, cosa significa, maestro? Durante la cena, all'improvviso, uno dei suoi discepoli si allontanò, si separò, si divise dal suo maestro e dai suoi compagni, Giuda Iscariota. Quello che devi fare, fallo presto. Ma cosa deve fare? Cosa deve fare? Come sta andando? Ma dove sta? Ma come sta? Seguitemi. Andiamo ai Getsemani, andiamo a pregare.
Andiamo, seguiamoli nell'orto degli ulivi, nel potere del Getsemani. Siamo arrivati alla prima pietra d'inciampo, al primo scandalo, la pietra scandalo della propria morte. La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate, mentre io sto qui a pregare. E pregate anche voi, per non entrare in tentazione. Vedete, i discepoli muoiono dal sonno. Padre mio. Ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Gesù è invaso da una profonda tristezza e angoscia. Sa che deve morire. E come tutti noi, ha paura di morire. Pietro, Pietro, tu dormi. Non avete potuto veniare l'ora con me. E la volontà è pronta, ma la debolezza è grande. Per tre volte cerca aiuto presso i suoi amici più amati, Pietro, Giovanni, Giacomo, e loro vorrebbero stare svegli. Padre. Ma non ce la fanno. Com'è? Com'è mio letto? Questo combattimento. Questo canto non può passare senza che io lo veda. Fatta la tua volontà, non la mia. Gesù accetta la cosa più scandalosa per ogni uomo. Accetta la propria morte. Gliela offre con un gesto di affetto, un bacio, uno dei suoi discepoli, Giuda. Riposatemi, dormi. Rabbi, amico, guardie del Sinedrio
hanno portato Gesù a casa del sommo sacerdote. E i capi del popolo interrogano a lungo Gesù per cercare dei capi di accusa. Nel cortile sono entrati anche Pietro e Giovanni, che conosce la portinaia. E la portinaia, quando vede Pietro, gli chiede se anche lui è uno dei discepoli. Ma Pietro nega. Ehi, tu! Io ti ho già visto! Eri anche tu con quell'uomo che è arrivato qui, Gesù il Galileo! No, ti sbagli. Stai sbagliando persona. Eppure giurerei che eri tu con quel Gesù di Nazareth. Anche l'accento ti tradisce. Eri con lui, sono sicura. Ti ripeto che stai sbagliando. Non conosco quell'uomo. Chi è questo Gesù di Galilea? Non so chi sia, te lo giuro. Vieni qua. Fammi vedere. No, ma eri proprio te. Io ti ho visto. Eri lì con il Nazareno. Ti riconosco. Lasciami in pace. Non conosco quell'uomo. Lasciami in pace. Venite da questa parte. Tu, guardia, fa entrare i testimoni. Che avete da dire contro costui? Egli ha detto che distruggerà il tempio e in soli 3 giorni lo ricostruirà. Ero presente anch'io e l'ho sentito proclamarsi figlio di Dio. Potete andare. Ho udito, Nazareno, quello che hanno detto i 2 testimoni, ovvero che tu hai detto che puoi distruggere il nostro santo tempio e riedificarlo in 3 giorni. Come ti difendi da queste accuse? Non hai nulla da dire? Rispondi! Ti scongiuro, in nome del Dio vivente, di dirci se sei tu il Messia, il figlio di Dio! Tu l'hai detto, ho bestemmiato. Una bestemmia? Bestemmia. Anzi, bestemmia non è accettabile. Vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Ha bestemmiato! Bestemmiato, sì. Oh, ha bestemmiato! Sì. E bisogno abbiamo ancora di testimoni. Avete udito la bestemmia? Sì, ho sentito. Che ve ne pare? A morte! A morte! Portatelo via! A casa del sommo sacerdote siamo di fronte al secondo scandalo, al secondo sasso. Il Tempio di Gerusalemme. Gesù fa gridare di furore i capi del Sinedrio, dicendo che distruggerà il Tempio e lo ricostruirà in 3 giorni. Ma Gesù fa riferimento al nuovo culto di Dio, minando alla radice le autorità religiose, i templi, i culti, le pietre di ogni religione. Ma ogni religione è pietra di scandalo quando diventa esteriorità, vuota formalità, ipocrisia, corruzione e seduzione delle persone, pedofilia, settarismo, commercio di affari sporchi, fanatismo. Ora ci dirigiamo verso il terzo sasso, il litostrato,
il cortile pavimentato del pretorio romano e tribunale di Pilato, dove Gesù venne giudicato e condannato. Vi prego, aiutatemi, qualcuno l'ha visto. Si chiama Gesù. Si chiama Gesù. No, qualcuno, mi aiuti. Ma non è possibile, innocente. Cosa ha fatto? L'avete visto? Si chiama Gesù. È mio figlio. È mio figlio. Aiutatemi. Vi prego, aiutatemi. Aiutatemi. Lui è buono. Si chiama Gesù. L'hai visto? Dunque, tu sei re. Sì, sono re, ma di un regno che non sta in terra. I tuoi amici correligionari dicono cose pessime di te, che sei una testa calda, un ribelle, peggio, che sei il Messia. Insomma, il pericolo numero uno per loro e per noi. Ma è vero? Sei il loro re? Non rispondi nulla. Ma non sai che io ho il potere di farti crocifiggere o di darti la libertà? Quale potere avresti su di me se non ti fosse dato dall'alto? Mi avete consegnato questo Gesù come un ribelle ed un sovvertitore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi e non ho trovato in lui alcuna delle colpe per cui l'ho accusato. Nulla che meriti la morte. Gli infliggerò un duro castigo e poi lo libererò. Se lo liberi, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Che sia flagellato. Vedete, presso le legioni romane era in uso un gioco crudele. Il gioco del re. Un condannato a morte veniva vestito come un re da burla. E tutti lo servivano scherzosamente. Potete immaginare, con Gesù di Nazareth accusato e condannato per essere il re dei giudei, il gioco si fece ancora più divertente. I soldati poi sapevano come sarebbe andato a finire il gioco, con l'esecuzione della condanna a morte del prigioniero. È tradizione per la vostra Pasqua che si liberi un prigioniero scelto dal popolo. Chi volete che mi liberi? Barabba! L'uomo. Via, via, chi volete? Barabba o Gesù? Barabba! Che devo fare di Gesù detto il Cristo? Che ha fatto di male? Prendetelo e crocifiggetelo voi, poiché io non ho trovato in lui nessun motivo di condanna. Pilato, se tu liberi il Cristo, ti fai nemico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Devo crocifiggere il vostro re. Quale re? Noi non abbiamo altro re che non sia Cesare! Amore!
Non sono responsabile del sangue di questo giusto. Ammazza! Come on.
Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Se tu sei il re dei Giudei, scendi da quella croce e salva te stesso! Folle! Non sei tu il Cristo! Salva dunque te stesso e noi! Non temi Dio! Tu che subisci la stessa condanna! Noi, perché riceviamo il giusto per ciò che abbiamo fatto. Ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi stesso sarai con me in paradiso. Sotto la croce di Gesù vi erano sua madre, la sorella di sua madre, Maria moglie di Cleofa, e poi c'ero io, Maria Maddalena. Quando Gesù vide sua madre e lì vicino il discepolo che amava, disse: Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese con sé. Dall'ora sesta, all'ora nona, si fece buio su tutta la regione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? A mezzogiorno il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò. Dopo la loro morte, si dovette fare in fretta a togliere i cadaveri dalle croci prima del tramonto. Non era tollerabile l'esposizione di cadaveri impuri nel giorno santo della Pasqua. Il corpo di Gesù venne preso da un ricco e facoltoso uomo della comunità ebraica,
che aveva comprato un sepolcro per sé sul Golgota, vicino al luogo della crocifissione. Quando deposero Gesù dalla croce, lo misero tra le mie braccia, come fosse un bambino. E piano, con il palmo della mia mano, fui io a chiudergli gli occhi. Ora che non mi vedeva più, ora che mio figlio era morto, ora potevo piangere. Erano le lacrime che non avevo potuto versare prima, per non aggiungere dolore al dolore di mio figlio. Le madri che assistono il figlio che muore lo sanno. Si trova sempre la forza dentro per nascondere il dolore lancinante ed il pianto. Perché il figlio che muore non abbia paura, angoscia o terrore, ma si allontani dal mondo e i suoi cari, avendo come ultima immagine il dolce ricordo di un viso di luce e di un sorriso d'amore. Il sesto sasso è la pietra del sepolcro che noi donne il mattino di Pasqua non sapevamo come spostare. La notte di Pasqua passò nell'attesa della prima luce che indicava la fine dei divieti. Gli uomini dormivano profondamente, stanchi e sfatti da 3 giorni di tensione. Quando la prima luce illuminò il cielo stellato, noi donne uscimmo dalla casa in silenzio, in fretta, correvamo. Avevamo fretta di fare il nostro dovere. Avevamo fretta di vedere ciò che non ci avevano lasciato vedere le lacrime e la fretta di seppellirlo il venerdì sera. La nostra fretta non aveva senso e mentre correvamo ci ricordammo che davanti al sepolcro era stata posta una pietra pesantissima e ci chiedevamo come avremmo potuto spostarla. Avremmo chiesto a qualcuno, ma chi poteva esserci in giro a quell'ora? Eravamo ancora lontane quando vidi la pietra spostata, il sepolcro aperto. Mi misi a gridare, hanno portato via Gesù, hanno rapito il suo cadavere. Entrammo nel sepolcro ed era vuoto, Gesù non c'era più. C'erano invece ben piegati i lini e la sindone con cui l'avevamo avvolto alla belle meglio il venerdì sera. Dovevamo avere l'aria sconvolta perché un giovanotto tutto vestito di bianco che c'era lì vicino ci chiese, chi cercate? Gesù, dove l'hanno portato? Non è qui, non è qui! E dov'è? È risorto, risorto! 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 Cioè, vivo! Allora via! Di nuovo di corsa dagli uomini che nel frattempo si erano svegliati! Io sono entrata gridando, dicendo, è vivo! È vivo! Non so dove sia, ma è ancora qui tra noi! Non è possibile, dicevano loro! E andate voi a vedere, ho detto io! E così Giovanni e Pietro andarono al sepolcro e lo videro vuoto e tornarono a confermare quello che noi donne avevamo già detto. Io non stavo più nella pelle, ma dovevo tornare là, dovevo tornare al Golgota perché volevo essere sicura che quello che avevo visto e quello che avevo sentito fosse vero. Entrai nel sepolcro ed era vuoto, Gesù non c'era. Sentii dietro di me come una presenza. Pensai che fosse il guardiano e allora dissi, che cosa può essere successo? E allora lui mi chiamò. Maria! Fu come una scossa elettrica. Mi girai ed era lui, vivo.
splendido! Mi gettai alle sue ginocchia, lo abbracciai, volevo toccarlo e lui intanto mi accarezzava la testa, poi mi sollevò e mi disse: non mi trattenere, devo andare, ma sarò presto con voi. Vallo a dire a Pietro, a Giovanni, ad Andrea, vallo a dire a tutti. E poi, con il sole davanti agli occhi, il suo corpo scomparve nella luce abbagliante del primo giorno. E non lo rividi più. Ma la gioia dentro era grande. Sentivo le forze diventare sempre più grandi. Mai come quel giorno ho provato delle emozioni simili. Mai come quel giorno ho capito che cosa è la gioia, che è qualcosa di più della felicità. Sì, lo so che molti di voi non ci credono. E forse hanno ragione. La verità è che la sua morte l'hanno vista tutti, mentre lui, vivo, l'hanno visto solo le persone che l'amavano. Adesso seguitemi. Siamo arrivati al settimo sasso, l'ultimo. Davanti a voi una pietra che ricorda la pietra dell'unzione. Se andate al Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprio all'entrata, troverete la pietra dell'unzione, una pietra di marmo rosso che la devozione cristiana ha posto là a ricordo della pietra su cui venne adagiato il corpo di Gesù per essere unto con una mistura di aloe e mirra prima di essere sepolto. Ancora oggi, tutte le mattine, un gruppo di donne lavano devotamente la pietra dell'unzione, che è un simbolo, simbolo di tutte le persone care che sono scomparse, ma anche simbolo di tutti quegli uomini e quelle donne vittime della violenza e dell'indifferenza umana. Chiedo anche a voi oggi di farlo, di ungere questa pietra. Se volete, se ve la sentite, prima di ungere, potete dire a me o alle altre madri il nome della persona a cui state pensando ungendo la pietra. Invito tutti, in ogni caso, a prendere e a ungere. La passione dei sassi è finita. Vorremmo salutarvi con un ricordo. Un sasso. È un sasso senza significato, senza valore. Però quelli che lo riceveranno di voi lo conservino, perché porta con sé un auspicio prezioso: che il nostro cuore non sia mai di pietra. E anche un altro augurio: che ogni uomo, ogni famiglia, ogni comunità sia fondata sulla pietra viva. Lasciamoci con un pensiero: che c'è qualcosa che niente e nessuno potrà mai distruggere. La pietra viva dell'amore. Grazie a tutti.
in nome del Dio vivente, di dirci... Crocifisso! Ecco l'uomo! Sapete chi era quell'uomo?